7 vittorie nel girone di ritorno, 20 punti nelle ultime 9 giornate di campionato, un cammino eguagliato solo dal Genoa in Serie B. Dalla vittoria sul Benevento riemerge un Bari non bello ma vincente, capace di tornare sul podio del campionato. 7 è anche il numero che campeggia sulle spalle di Mirko Antenucci, che certo non ha paura di assumersi responsabilità. Il lupo di Roccavivara ha fermato infatti il destro a incrociare che al 53esimo ha spedito alle spalle di Paleari. Il rigore ha segnato dopo il richiamo del VAR e un file review per un pestone di Foulon su Khedira. Suo il dribbling che ha generato il 2-0 con Viviani espulso per doppia ammonizione, il Benevento ridotto in 9, la trasformazione di Foloruncio, il modo migliore per festeggiare il ritorno tra i titolari dopo la panchina di Terni e l'ottavo centro in campionato, che sommato ai 15 di Khedira e 7 di Folo fa quota 30, tridente da Palatini Fini, che mette pressione a chi precede, Genoa a più 6, Frosinone a più 10 e Sudtirol sorpassato. Nell'uovo di Pasqua il Bari troverà una certezza, più che una sorpresa. Il ritorno sul podio del campionato, compagno di viaggio del team di Mignani per tante settimane, da difendere a Pasquetta, nella trasferta di Bolzano, tutt'altro che una gita fuori porta. Sarà Pasquetta a Bolzano per il Bari, sarà un turno di campionato il prossimo da affrontare nuovamente sul podio del campionato. Buonasera cari amici di Telesveva, cari amici di Chiacchiere da Bari, 29esima puntata del nostro contenitore dedicato al mondo biancorosso. Partiamo dal 2-0 sul Benevento, quindi dal ritorno alla vittoria, per arrivare a quelli che saranno poi i temi del prossimo impegno di campionato in una lunga settimana, perché si va in campo di lunedì appunto e non di sabato, il tutto in compagnia di Daniele Devezze. Ciao Daniele. Ciao Luca, buonasera a tutti. In regia c'è Davide Del Mastro, siamo ovviamente in cross posting anche sulla pagina Facebook di Passione Bari Radio Selene. Vedo già collegata da Bari Stefania Di Michele. Buonasera Stefania. Ciao Luca, ciao Daniele, buonasera a tutti. Andiamo nel vivo di quello che è stato il turno di campionato alle spalle, vediamo allora con l'aiuto della grafica quelli che sono stati i risultati di questa giornata, ormai punti sempre più pesanti in palio, un turno introdotto dall'1-0 del Genoa sulla Regina, passato per Ascoli Brescia 4-3, Cagliari Sudtirol 1-1, Cosenza Pisa 1-0, Parma Palermo 2-1, Spal Ternana 1-1, il 3-2 del Venezia sul Como, il 2-0 del Bari sul Benevento, il pareggio tra Perugia e Frosinone, 0-0 in Modena Cittadella. Come è cambiata la classifica? Genoa che rosicchia altre due lunghezze al Frosinone, 63 i Ciociari, 59 i Liguri, Bari che supera il Sudtirol con 53 punti, a 52 appunto gli Alto Atesini, a 46 il Cagliari, a 45 il Pisa, torna in zona playoff il Parma con 44 punti, Regina e Palermo a 42, Ternana 40, poi Como, Ascoli e Modena 39, Venezia e Cittadella 36, Cosenza 35, Perugia 34, in piena zona retrocessione, Spalle e Benevento a 29, Brescia a 28. Si crea un mini solco intanto nelle zone basse tra le ultime tre e la quart'ultima e la quint'ultima, questa è un po' la notizia di giornata. La notizia che riguarda il Bari, Daniele Devezze, è il ritorno sul podio. Eh sì, diciamo che meritato, no? Perché comunque la continuità che sta dando nel girone di ritorno fa sì che è giusto che sia in quella posizione. La statistica dice addirittura che ha fatto più punti del girone d'andata, quindi diciamo che sta migliorando l'inizio del girone d'andata. Quindi, eppure diciamo, sì, il palato si è fatto più fine evidentemente, infatti la critica è un attimino più intensa, anche perché la squadra, diciamolo, non gioca come nel girone di andata. Sì, infatti bisogna capire cosa si vuole adesso, no? se si vuole la prestazione, se si vogliono i punti, perché se si parla di prestazione è indubbio che il Bari insomma sia in calo, sia fisico sia sotto proprio il punto di vista del gioco. Se si parla invece di risultati, di statistiche, di punti, parliamo di tutt'altro, no? Quindi bisognerebbe capire cosa si cerca in questo momento. Io preferisco e preferirei insomma che si guardi più la praticità, o meglio i punti che in questo momento sono pesanti e in questo momento contano tanto per quanto concerne sia un miglior posizionamento nei playoff sia per quanto riguarda la,
la serie A diretta, perché comunque alla fine, parliamoci chiaro, non è che possiamo prescindere da queste due cose, o si guarda il secondo posto o si punta ad arrivare ai terzi. D'altronde Polito l'ha detto nel post gara, non siamo il Real o il City della serie, dobbiamo sudarci ogni singolo punto. Stefania Di Michele, tu sei dalla parte dei risultatisti in questa parte della stagione? Beh, assolutamente sì Luca, io credo che fare punti sia essenziale, ma questo in tutti i campionati, non solo per quanto riguarda il Bari. Credo che poi quello che dice la classifica è lo specchio di quello che poi succede in campo. È ovvio che la preoccupazione di molti, secondo me, sta nel fatto che anche e soprattutto in vista dei playoff, non guardare alla prestazione, si può andare bene una volta, due volte, tre volte, poi a un certo punto diciamo la fortuna da un certo punto di vista finisce. Quindi credo che la preoccupazione di chi parla di prestazione, cosa che di cui ovviamente parliamo anche noi, perché è giusto giudicare anche quello che vediamo, è ovvio che secondo me è riferito più a quello, Luca. Gli episodi hanno sorriso al Bari contro il Benevento, però il regolamento dice che gli episodi alla fine sono stati giudicati correttamente, perché il rosso da Campora c'era, perché il rigore per il Benevento c'era, ma prima ancora c'era un fallo di Viviani su Chedira, e perché da VAR, io mi dissocio diciamo da quel tipo di falli come quello di Fulon su Chedira, io sono un antesignano del VAR, e prima del VAR Daniele conferma che quel rigore mai sarebbe stato dato, perché il pallone era andato e solitamente gli arbitri non fischiavano, però da VAR quel rigore su Chedira c'è e come. Sentiamo Mignani sulla partita, perché l'allenatore non le manda a dire. Il primo tempo sia stato equilibrato e poi è chiaro che il secondo tempo è stato agevolato dalla prima superiorità numerica, ma è anche vero che anche noi siamo stati durante l'anno diverse volte in inferiorità numerica e, escluso Frosinone, non abbiamo mai perso. Noi andiamo anche a guardare le altre partite, è difficile vedere partite belle, è difficile vedere squadre che giocano calcio champagne, perché i punti valgono tanto e perché adesso ognuno deve portare a casa il più possibile. La motivazione che aveva Mike quando è entrato era una motivazione altissima, si vedeva che voleva mangiare l'erba perché era tanto che era fermo, e questo che per me vale, cioè queste sono le motivazioni, avere la voglia di avere la supremazia sull'avversario. Poi si può sbagliare un metro a livello tattico, si può sbagliare una diagonale, però credo che adesso chi ha più motivazioni riesce a fare più risultati. Poi per noi è stato un giocatore importante tutto l'anno e averlo perso ci ha tolto qualcosa. E allora, questo Mignani che ha parlato, Daniele De Vezza, anche della necessità di allargare a un certo punto le fasce, di giocare più larghi, l'inserimento di Moracchioli lo ha testimoniato. Ti interrogo proprio su questo ragazzo che ancora una volta entra e cambia un po' il passo della squadra in un momento della stagione in cui il Bari sembra un po' monocorde, soprattutto nei primi tempi. Beh, ieri forse per la prima volta ha cambiato la partita, le altre volte insomma si era intravisto qualcosa ma non aveva inciso. O meglio, non era stato, secondo me, così determinante ai fini del risultato, anche se poi alla fine non è che ha fatto gol, ha fatto un assist, però sicuramente ha dato quel qualcosa in più che è mancato nel primo tempo. E serviva comunque, o servivano dei giocatori che puntassero l'uomo, che creassero superiorità numerica. A prescindere dalla zona del campo, o esternamente o internamente, serviva comunque un giocatore che potesse creare la superiorità numerica, anche perché il Benevento, stando con un uomo in meno, da qualche parte doveva comunque lasciare per forza. Quindi io avrei fatto più cambi, però gli ha detto bene, insomma, ha sbloccato quasi subito e la partita si è messa nel migliore dei modi. Vediamo insieme a regia le formazioni alternate da Mignani. Un Mignani che è tornato un po' all'antico, con Bellomo trequartista, con la mezzala fisica, quindi Benedetti, in avvio di stagione c'era Foloruncio in quella casella, con il duo che Dira Antenucci, insomma, si è affidato un po' alle certezze, con Mazzotta preferito a Ricci. Poi quella sostituzione che commentavamo prima, quindi il passaggio al 4-4-2, fuori Maita che era anche ammonito, dentro Moracchioli, successivamente Foloruncio che va a prendere il posto di Chedira. E qui vado da Stefania Di Michele, che ha anche realizzato un servizio, è andato in onda nel TG Sport, su Michael Foloruncio. La centralità, Stefania, di questo
calciatore, poi durante la puntata ne parleremo con chi lo ha scoperto Folorunscio, ma la centralità, la forza fisica, la capacità di incidere in 5 minuti di Folorunscio ci ha ricordato perché questo ragazzo in questi 2 mesi era mancato così tanto. Beh, assolutamente Luca, io credo che del resto anche gli applausi al San Nicola per il numero 90 biancorosso siano significativi, cioè i tifosi, noi addetti ai lavori, tutti abbiamo rimarcato più volte quanto a questo Bari mancasse un giocatore come lui, un giocatore molto fisico che Mignani ha fortemente voluto in questo Bari, un giocatore che si è reso disponibile anche a giocare in altri ruoli che non fossero i suoi, perché lo ricordiamo, Folorunscio è un centrocampista, ormai invece lo vediamo sempre come attaccante, un giocatore che io non mi aspettavo che incidesse subito dopo un infortunio di 2 mesi, Luca, cioè non è stato un infortunio semplice da digerire, invece è tornato in forma, è tornato carico ed è questa la cosa importante. Adesso piano piano chiaramente ritornerà al 100%, non mi aspettavo di vederlo titolare contro il Benevento, però mi aspetto che piano piano torni da dove lo avevamo lasciato 2 mesi fa, onestamente. Era questo, testarlo con il Benevento e poi portarlo al meglio della condizione contro il Sutiro. Mignani poi ha chiuso con il 5-4-1, non si smentisce anche contro l'avversario in 9, difesa 5, Matino, esordio in Serie B per lui, domani alle 13 parla proprio il centrale, difesa 5, poi l'1 era Folorunscio lì davanti, quindi alla fine non c'erano davvero più attaccanti. Vediamo insieme le pagelle di Daniele De Vezze, io mi siedo, prendo i popcorn perché qui secondo me c'è dibattito oggi tra Daniele e Stefania. Fioccano i 6, 6,5 per Di Cesare, Antenucci e Folorunscio, 7 per Moracchioli, 5,5 per Chedira, 6,5 per Mignani. Prima chiedo a Stefania Di Michele se è d'accordo e su cosa eventualmente è in disaccordo e poi il commento di Daniele. No, non so su cioè non so su cosa tu stavi puntandomi il dito per dire per queste pagelle, però io sostanzialmente sono d'accordo soprattutto con il 5,5 a Chedira, perché per quanto Chedira abbia portato avanti il Bari a inizio campionato, Chedira non si può negare che sia sia tornato un po' anche lui alle origini, no? Tu dicevi Mignani è tornato con le formazioni alle origini, anche Chedira è tornato alle origini, quindi sicuramente è un giocatore che sta incidendo molto poco in questo Bari, ha inciso molto poco ieri, è un giocatore che comunque non possiamo negare sia un giocatore che dà tutto in campo, quindi arriva molto spesso sotto porta, ci prova, però sbaglia anche tantissime volte, sbaglia le scelte, quindi sono assolutamente d'accordo con quell'unica insufficienza, se non sbaglio, di Daniele. Sufficienza lieve, io avrei puntato su Antenucci per il vostro dibattito, perché forse mi sarei aspettato da te un 7 ad Antenucci. Luca, no, Antenucci ha fatto un'ottima partita. No, mi sarei aspettato un 7 da parte tua, infatti, non un 6,5, diciamo un voto sì, ancora più. Sì, 6,5, 7, sufficiente. Tanto so come la pensa Daniele. Daniele, come la pensi? No, vabbè, ma la partita non è stata una bella partita, cioè non c'è stato un giocatore che secondo me ha giocato da 7, tranne... Ho voluto premiare il ragazzo perché comunque è entrato intraprendente, ha preso iniziativa, anche perché le caratteristiche sono quelle là, sì. Abbiamo sempre detto. Ma il resto, insomma, è stata una partita sufficiente, ma poca roba. Quindi, secondo me, quelli che hanno giocato meglio sono stati i due vecchietti, diciamo. Esatto. Ma non perché i due vecchietti, perché... Ma proprio come sposano la partita, cioè hanno non so se esperienza o dettata dagli anni, dai campionati vinti o comunque si vede che stanno sempre sul pezzo. Non... Come dice Allegri, ci sono le categorie e Antenucci e Di Cesare sono di questo. Anche secondo me, però diciamo che il resto è stato una partita sufficiente per tutti, tranne che Chedira, purtroppo che... L'abbiamo sempre elogiato quando era il momento, in questo momento è abbastanza in calo. Si nota, è in difficoltà anche lui, si innervosisce ogni volta che non gli danno una palla o che non, cioè, si vede anche in campo, ma sono cose da campo, però si vede che non è più sereno come,
come magari qualche tempo fa. Non ha più il vento in poppa, diciamo, di qualche settimana fa. Ve ne intendete di vino? Tu, Stefania? Sì? Però non siete al Vinitaly. Noi abbiamo Davide Suriano lì come inviato, che tra un calice, un'intervista e un'altra ha intercettato Ciccio Valiani. Sentiamo cosa ci dice Valiani sul momento del Bari. Incontro davvero incredibile, a sorpresa se vogliamo. Siamo in compagnia di Francesco Valiani, siamo all'interno del Padiglione 2 Sicilia della Fiera di Verona per parlare di Bari, perché il Bari è stata una delle tue ex squadre. E ti chiedo innanzitutto come stai, un saluto per gli amici di Chiacchiere da Bari che ci stanno guardando adesso. Un saluto sicuramente, ciao a tutti, è sempre un piacere, ecco, quando mi avete trovato mi ha fatto solo che piacere, ecco, questo sicuramente. Niente, sono qui ovviamente per svago, a trovare degli amici che hanno questa grande passione come me, e quindi niente, dai, ci siamo trovati qua. E parliamo di Bari naturalmente, perché è una stagione davvero importante. Dopo il 2-0 al Benevento, questa classifica si fa sempre più importante. Come si può valutare sino adesso, secondo te, il campionato del Bari? Ma guarda, è un campionato che mi piace riprendere le parole del direttore, di Ciro Polito, quando diceva siamo comunque una neopromossa, e questa è la verità. Dal punto di vista del campionato, è l'equilibrio del Bari che impressiona, no? Che comunque è sempre rimasto allacciato al campionato, nonostante magari sia stata qualche partita fatta meno bene, qualcuna bene, però dei momenti, delle strisce positive sono quelle che poi ti tengono aggrappato al treno Serie A. Io lo so che Michele Mignani lavora a sodo e che in cuor suo ci crede, questo è importante, la squadra ci crede, la squadra ha dei valori, sa che deve lottare contro delle corazzate come Frosinone e Genoa, ma non gli manca la personalità per provarci. Il Genoa è a meno 6, più 1 invece sul Tirol. Ti chiedo se secondo te, alla luce di questa classifica, il Bari deve guardare più avanti o più a chi sta rincorrendo alle sue spalle? No, deve guardare avanti, quando sei terzo devi guardare avanti, non c'è niente da... Le prestazioni e i risultati gli impongono di provarci fino alla fine, perché deve provare a centrare questa promozione. Non sarà facile, non deve essere un dramma se uno non dovesse riuscire ad andare su diretto, anzi deve avere la consapevolezza di arrivare a playoff e di non portarsi dietro scorie di delusione, ma essere belli carichi per quello che sarà nel caso in cui non dovesse arrivare alla promozione diretta. Secondo Polito, Mignani è il condottiero di questa squadra. La parola condottiero, secondo lei, è la più giusta? Beh, con me poi scoprite un nervo, insomma, trovate un nervo scoperto, perché Michele per me, oltre ad essere un amico, è un allenatore fortissimo. Io l'ho sempre detto, fin da quando era Olbia, che sarebbe arrivato a fare allenatore ad alti livelli. Lo sta dimostrando, e sono convinto che può ancora togliersi delle soddisfazioni e raggiungere traguardi ancora più importanti. Prima di chiudere le chiedo anche uno dei ricordi più belli che ha per aver vestito la maglia del Bari, qualcosa che porta ancora nel cuore. Ma guarda, di Bari porto nel cuore il San Nicola col suo calore. Io non ho avuto la fortuna di giocarci con 50-60 mila, però ho avuto la fortuna di giocarci con 20, 30 e 40 mila, e questo me lo porto ancora dentro. Il primo gol al San Nicola contro il Lanciano è stata una botta di adrenalina, un'emozione che mai mi dimenticherò. Siamo al Vinitaly, se il Bari fosse un vino, quale sarebbe secondo lei? Diciamo che, pensando al mio territorio, è un bel Brunello di Montalcino. Speriamo che porti bene al Bari. Grazie allora a Francesco Valiani per essere stato. Grazie a voi, grazie a voi, un saluto a tutti. E un saluto a Luca Guerra e tutti gli ospiti di Chiacchiere da Bari. Ciao. Ciao Luca. Grazie a Davide Suriano, a Ciccio Valiani, insomma, che investe come sempre su Mignani. Dicevo, l'ho sempre detto, sarebbe arrivato lì, e saranno Mignani e Polito dei fattori in chiave playoff. Per completare il discorso, sentiamo anche Polito nel post gara. Ha fatto irruzione, uso questo termine, a sorpresa, in area stampa, prima in mix zone, poi in sala stampa, per precisare un concetto. Quale? Lo ascoltiamo. Questa squadra sta cercando di far sognare una città intera, però non ci dobbiamo dimenticare
che siamo sempre e pur una neopromossa, con dei ragazzi umilissimi e vi posso garantire anche molto sensibili, proprio perché è gente che viene dal niente, la maggior parte ci sta mettendo l'anima in ogni gara, a volte può andare bene, a volte meno bene, e diciamo la riconoscenza che ha avuto la curva, che vi vogliamo così, ragazzi, non può che caricarle a mille. Però poi vi posso dire anche che quella piccola parte che mormora sempre ad ogni passaggio indietro, ad ogni magari pensa che alla prima occasione le Bari deve fare gol, una minima che magari proviene sempre dalla tribuna, ai ragazzi comunque ne risentono. Le salvezze non esistono perché non si prendono i giocatori per retrocedere, quindi il premio salvezza è una cosa scontata. Il premio campionato, ne ho parlato anche con il presidente, sicuramente la società provvederà e farà sentire il suo supporto come ha sempre fatto. Allora, Polito cosa dice Daniele De Vezza? Dice chi viene allo stadio deve farlo per supportarci, elogia la curva, dice ci ha sostenuto fino alla fine e punta il dito, in maniera flebile però lo fa, nei confronti di un gruppo di tifosi in tribuna che mugugnava nel primo tempo. Ma tu che in quel campo ci sei stato, ti chiedo, su 21.000 persone, se 20.000 cantano e 200 mugugnano, il giocatore chi sente? Soprattutto il giocatore sente qualcuno in campo? Vabbè, ma lui non penso sia riferito ai giocatori, penso sia riferito più a una cosa sua personale. No, dice, però in realtà dice i giocatori sono sensibili anche ai mugugni in tribuna, passaggio testuale. E questa è come la storia delle pressioni, della piazza, della maglia, cioè non... È giusto che lui lo dica perché comunque deve comunque togliere un po' di pressione. Insomma, il Bari, non dimentichiamoci, ha sempre a 6 punti dalla promozione diretta con scontro diretto, quindi diciamo che sta virtualmente a tre. È giusto che in alcuni momenti della stagione direttore, allenatore o la società prendano, insomma, il mirino, lo spostino su altri obiettivi, no? Perché comunque domenica c'è uno scontro diretto importante ai fini anche del secondo posto, perché non dovesse andare bene, il Genoa vince, diciamo che non ci stai quasi più dentro. No? Sì, il Genoa va in fuga in quel caso. Quindi non dico solo delle strategie, però chi ha fatto calcio, chi ha esperienza in questo mondo, ci sono dei momenti in cui l'attenzione va portata su altre cose. È stato bravo perché comunque alla fine i mugugni secondo me sono stati piuttosto per il primo tempo, no? Era quello che si riferiva. Onestamente il mugugno di 200 persone doveva essere il mugugno di 20.000 persone perché non si è fatto un gran primo tempo. È stato un Bari bruttino nel primo tempo. Non si è fatto un gran primo tempo. Insomma, la superiorità numerica ha spianato un po' la strada per la vittoria, altrimenti sarebbe stata, magari l'avrebbe vinta comunque il Bari a partire, però sarebbe stata comunque più difficile da portare a casa. Poi ha sbloccato subito, quindi le cose sono andate subito nel verso giusto, però secondo me i mugugni era più per il primo tempo che per altro. Stefania Di Michele, che ne pensi di questo Polito alla Mourinho, mettiamola così? Vabbè, ma allora, io dico che intanto i tifosi, visto che pagano il biglietto, comunque seguono le partite, hanno il sacrosanto diritto di mugugnare un po' quando credono. Seconda cosa, mi chiedo e vorrei chiedere a Polito come si fa a parlare di sensibilità, cioè nel senso un giocatore scende in campo ed è un dipendente della società, viene pagato, viene retribuito, i giocatori sono lavoratori, sono anche uomini certo, ma sono tutti professionisti, tutti questi ragazzi sono professionisti, addirittura ci sono giocatori che hanno giocato in campi di Serie A, Serie B, quindi sono anche giocatori navigati, quindi ma a me fa un po' strano che Polito parli di sensibilità, è una parola che secondo me è del tutto fuori luogo. Capisco quello che ha voluto dire, non vorrei che stesse mettendo le mani avanti dicendo ricordiamoci sempre che siamo una neopromossa, lo sappiamo benissimo, vorrei dire al DS che siamo, che il Bari è una neopromossa e quindi nessuno si aspetta e si aspettava di dover fare per forza il salto di categoria, però siccome i tifosi guardano le partite, i tifosi fanno i tifosi e
anche chi mi mugugna andando allo stadio o seguendo la partita è un supporter, voglio dire, dice semplicemente la sua, così del resto come facciamo noi a bestiare i lavori. Quindi io onestamente quando fanno queste polemiche le trovo del tutto fuori luogo, Luca. E si dividono, poi do la parola a Daniele, anche sui nostri commenti sulla diretta Facebook. Emanuele ad esempio dice: io non sono d'accordo sul pensiero comune che l'intervento di Polito sia giustificato, la piazza è con la squadra ma non siamo degli automi e finché ci sarà il diritto di esprimere il pensiero andrà fatto. Marco dice invece: non ha tutti i torti, si sentono alcuni discorsi dai tifosi che ti fanno venire un dubbio. Dino, Daniele, visto che ora è il tuo turno e ti aggiungo questo interrogativo, ti chiede: il Bari con le stesse partite nel girone di andata nel ritorno ha fatto più punti, 3 in più come sottolineavi tu, secondo De Vezze è un caso o il giocare più coperti sta pagando maggiormente? Beh, bisogna anche capire come sono arrivati i punti, no? Cioè, il Bari è comunque ormai una realtà, sta facendo, a prescindere da come finisce il campionato. E questo è un grande merito, aver fatto dimenticare a tutti che si era un anno promosso, è un merito della squadra. A prescindere da come andrà a finire il campionato, ha fatto comunque un campionato 10, cioè non possiamo dare un voto diverso, perché comunque le aspettative non erano queste, è comunque andato oltre ogni tipo di previsione. La cosa che volevo sottolineare è che il direttore non parla quasi mai, no? O comunque i direttori non parlano quasi mai, però quando parlano è perché c'è sempre un motivo, ok? Quindi magari dal di fuori sembra non opportuno un intervento del genere, però per gli addetti ai lavori, per chi fa, era il momento di farlo, perché comunque si veniva da un periodo dove non hanno fatto delle prestazioni importanti, però hanno portato a casa i risultati. Quindi allo stesso tempo lui voleva dire: non guardiamo magari come ci si arriva al risultato, ma guardiamo il risultato, tra virgolette, cioè mogugnare, magari farlo alla fine, cioè non lo fare a fine primo tempo, c'è il secondo tempo, magari il mogugno del primo aspetta il novantesimo. Aspetta il novantesimo, poi se è legittimato, i fischi, le proteste, tutto, cioè, ne ho vissute di ogni, insomma, alla fine ci sta. Però dico, più che altro era non avere fretta nel dare un giudizio, perché la partita ancora, insomma, si doveva giocare, c'era la Superiore America. Non era scritto che il Bari la vincesse, però insomma c'erano tutti i presupposti per portarla a casa. E l'ha portata a casa. Stavi male qui, Daniele? Eri sensibile ai mugugni? No, io rispondevo, purtroppo... Secondo me erano sensibili gli avversari a Daniele. L'ho detto anche prima, è come il fatto della maglia, delle pressioni, della cosa. È soggettivo, dai. Ha fatto un'uscita, o comunque ha detto una cosa che... si dice, ma in realtà non è così. Però è giusto che un direttore, quando entra a gamba tesa, perché poi è entrato, non è che ha detto domani parlo io, lui è intervenuto perché si è reso conto che magari in quel momento era giusto che un componente della società, in questo caso lui, dovesse dire qualcosa per, ti ripeto, togliere un po' di pressione sulla squadra, che poi la pressione, loro lo sanno, ne abbiamo parlato anche un mese fa, non è che non guardano la classifica, è impossibile che loro non sanno che stanno a 3 punti dalla Serie A, insomma mi sembra stupido dire una cosa del genere, quindi lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, sanno che le partite sono importanti, in questo momento magari non hanno puntato, dicono pur non essendo belli portiamo a casa i risultati. Conta quello. Bari che ha portato a casa il risultato con dei gol, vediamo come è cambiata anche la grafica dei marcatori, la classifica marcatori interna: Antenucci che sale a quota 8 e Foloruncio che sale a quota 7, arriva intanto la grafica, perché dobbiamo parlare di Michael Foloruncio, un giocatore indubbiamente che era mancato a questo Bari. Io ne parlerei, se siete d'accordo, con chi Foloruncio l'ha scoperto, l'ha portato nel calcio di un certo tipo, ovvero Domenico Fracchiolla, direttore generale Virtus Francavilla, che abbiamo sottratto a una cena, quindi lo ringrazio due volte. Buonasera direttore. Buonasera Luca, no, è un piacere stare con voi, tanto vedendo Renate Lecco, quindi sto sempre lavorando. Sempre sul pezzo. Non ti stupisce, immagino, vedere Foloruncio così determinante in Serie B, perché tu ci hai creduto nel ragazzo 6 anni fa ormai. 6 anni fa, sono passato tanto tempo, lui era un giocatore scartato dalla Lazio e noi ci abbiamo creduto
all'epoca gli facemmo un triennale, poi dopo 2 anni anche lui è stato venduto al Napoli. Sono contento perché quest'estate, quando si parlava di un ritorno a Bari di Folo Ruscio, io ero uno di quelli che era convinto che potesse riscattare la sua prima esperienza a Bari. Questo mi fa molto piacere perché ha dimostrato a tutta una città che quell'anno era stato un anno un po' così, però oggi è un giocatore veramente, secondo me, devastante. Insieme a Khedira sono, secondo me, i due giocatori principali dell'attacco del Bari. Direttore, ci ricordi un po' come l'ha ingaggiato Folo Ruscio? Perché so che fu rocambolesco l'ingaggio, vi incontrasti in autogrillo. Ho un ricordo sbiadito della cosa. No, praticamente lui doveva fare l'addestramento tecnico con la Lazio, quindi la Lazio aveva tempo fino al 14 luglio per poter fare l'addestramento. Noi partivamo in ritiro e andavamo a Chianciano e avevamo già l'accordo per fare il contratto successivamente a quella data, perché non potevamo farlo prima. Però è chiaro che partivamo a Chianciano e passammo da Roma l'11 o il 12 luglio e lo caricammo in pullman. Lui in quel momento non poteva nemmeno stare con noi perché ancora risulta un giocatore per un breve tempo ancora della Lazio. E quindi poi dopo, una volta che è passato il 14, la Lazio non fece niente e noi depositammo il contratto. Fu particolare perché lo caricammo in pullman, fu strana come cosa, nessuno se l'aspettava. E anche per il presidente disse: ma non è che è un po' rischioso? No, non ti preoccupare, vedrai che poi alla fine sarà una bella cosa per tutti. Così è stato. Non è facile quando un giocatore viene scartato da quelle squadre credere in lui, e credo che Michael sia un ragazzo eccezionale, sia un ragazzo con grande voglia e grande fame, e sono felicissimo che sta facendo bene. È stato un ottimo investimento quello fatto su Folo Ruscio, ma Domenico Fracchiola, qual è il vero ruolo di Folo Ruscio? Perché lui da voi giocava come mezzala, a volte anche in un centrocampo a due. A Bari nella prima esperienza giocava lì, nella seconda parte da mezzala e adesso invece Mignani lo vede nei tre davanti. Con noi ha sempre fatto la mezzala in un centrocampo a tre, in un 3-5-2, perché il marchio di fabbrica della Virtus è il 3-5-2 dai primi tempi di Calabro. E poi dopo anche con D'Agostino, con Trocini, in quelle due stagioni lo ha fatto all'interno di centrocampo. Io lo vedo sia come mezzala, e nel Bari secondo me lo vedo come trequartista, perché Mignani in quella posizione, in fase di non possesso, lo fa andare sul play avversario, però in fase di possesso è libero di svariare su tutto il fronte dell'attacco, di attaccare la profondità. E la libertà tattica che gli lascia Mignani sta favorendo questo calciatore. Poi il Bari, quando riparte con Folo Ruscio, Khedira, Benedetti, le interne di centrocampo che si buttano, veramente una squadra ben costruita e che secondo me ha proprio nella ripartenza la sua forza. Squadra ben costruita, squadra che ha pescato tanto in Serie C, vediamo, perché c'è un pocherissimo di giocatori che il Bari ha scelto tra la Serie C e la Serie D e che sta diventando protagonista. Si è aggiunto Matino con l'esordio, però direttore, Caprile, Benedetti, appunto Moracchioli che sta trovando spazio, Dorval dalla Serie D. Il Bari dimostra che il campionato in cui gioca la Virtus Francavilla può essere davvero il bacino da cui attingere e pescare giocatori incredibili. Ma poi soprattutto ha fatto qualcosa Ciro, secondo me, che va sottolineato, perché ha preso giocatori dal girone A. Sai, tendenzialmente si dice il girone A è un giocatore dove si gioca con meno pressioni, quindi sai, un portiere che para la pro patria e poi parare a Bari non è la stessa cosa. La stessa cosa dicasi per Benedetti, però mi è andato a vedere il valore del giocatore, perché sono tutti giocatori. Caprile, quando era giovane, è stato preso dal Leeds. Benedetti stesso è un giocatore che aveva già fatto dei passaggi in Serie B, quindi parliamo di tutti i giocatori importanti, e li ha presi nel momento in cui, dopo un periodo di calo, sono ritornati a essere giocatori importanti. È stato veramente, ha fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri ed è una metodologia di lavoro che va studiata e approfondita. Che ha pagato anche la Virtus Francavilla nel girone C, non lo dico perché ti abbiamo in collegamento, ha dei giovani molto forti da tenere d'occhio. Venite da una sconfitta a Pescara, una battuta sul presente, perché nel prossimo turno avete un impegno non banale e si torna a giocare in casa. Sì, un impegno non banale, una partita complicata col Catanzaro che sta continuando a macinare punti e a vincere partite. È stata una partita che si è incanalata subito male per noi, perché il Pescara è andato in vantaggio subito dopo 10 minuti su un errore di Solcia che ha procurato un rigore
che poteva anche non fare. E di là poi chiaramente una squadra di grandissima qualità, il Pescara ben costruita, e ha vinto la partita meritatamente. Un peccato, perché dopo la vittoria col Monopoli ci tenevamo a dare continuità. Dobbiamo fare la nostra solita partita in casa col Catanzaro e mettere in difficoltà. Rullino di marcia clamoroso in casa, quello della Virtus Francavilla. Grazie al direttore Domenico Fracchiola, buona visione di Renato Lecco intanto. Di Renate Lecco intanto. Faccio ai colleghi in studio, agli amici in studio. Grazie, grazie ancora Domenico Fracchiola, grazie alla Virtus Francavilla. Renate, dove gioca un portiere che il Bari segue con attenzione, che è Drago. Daniele De Vezzi, il Bari ha la coppia gol più forte del campionato, lo sapevi? 23 gol, nessuno ha segnato come Khedira e Antenucci. Cioè, questi due ragazzi arrivano dalla Serie C, il Bari compra, cambia in attacco e alla fine scopre che la coppia d'attacco della Serie C è la più prolifica anche in Serie B. Sì, no, beh, i numeri sono quelli, quindi nessuno gli toglie questo merito. Non c'è da dire niente, insomma, alla fine. C'è la Padula che sta trainando il Cagliari, io terrei d'occhio. La Padula, peraltro, ha scavalcato Khedira in vetta alla classifica marcatori. Stefania Di Michele, coppia d'attacco che deve essere una certezza in vista del finale di stagione, perché Mignani ha cambiato anche lì negli ultimi tempi, per te Khedira, Antenucci e poi gli altri? Beh sì, io credo che a questo punto ci sia bisogno di certezze. È chiaro che poi si vedrà come finirà questa stagione, ma soprattutto Luca, Valiani prima diceva una cosa che secondo me è giusta: bisogna guardare in alto, non bisogna guardare ai play-off. Noi ci proiettiamo chiaramente anche in quella prospettiva, perché è importante anche farlo, però io credo che adesso più che mai ci sia bisogno di certezze. E il fatto che lui sia tornato alle origini anche, no, contro il Benevento, il fatto che abbia riscoperto un po', a parte qualcuno chiaramente, la formazione che tanto aveva fatto bene inizio stagione, questo voglio dire, penso che l'abbia capito anche lui, Luca. L'ha capito, e numero 7, quello di Mirko Antenucci, il numero 7 è stato dato anche a David Platt, e questo ha fatto un po' discutere sulla tipologia di numero. Platt ospite d'onore sabato al San Nicola, ma sabato anche in città per la partita contro il Benevento, e non solo. Nell'iniziativa c'è stato lo zampino, direi qualcosa in più del Museo del Bari. Ne parliamo con Francesco Girone, che è già collegato via Skype. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, le splendide iniziative con la regia del Museo del Bari proseguono. Avete portato un nazionale, e che giocatore, l'acquisto più costoso nella storia del Bari in Puglia. Che giornata è stata? Abbiamo anche le immagini. È stata una giornata eccezionale. Ho visto il mese scorso le immagini di Platt a Genova con la Sampdoria, e ci è venuta questa idea, ci è venuta questa forte volontà. Perché non portarlo anche a Bari? Perché poi Platt ha iniziato la sua carriera italiana qui, e nonostante l'annata non positiva, non bella, chiusa non bene, lui ha sempre lottato come un leone. Personalmente mi è rimasto tantissimo nel cuore, devo dire che sono rimasto molto emozionato da tutto quello che è successo sabato. Una giornata molto emozionante, un Platt che poi è andato a bordo campo, è stato applaudito, omaggiato. Il Bari nel trailer della backstage cam ha anche fatto vedere un po' l'emozione palpabile di David Platt. Ti chiedo anche del presente, Francesco, perché è chiaro, Platt appartiene al passato, ha portato bene, questo possiamo dirlo, perché il Bari è tornato a vincere. Assolutamente, assolutamente. Infatti queste iniziative, insomma, comunque sia, sono sempre un gancio per ricordarci di quanto è importante la nostra storia. Poi per fortuna il Bari, diciamo, la cosa ha portato anche bene, se la vogliamo vedere dal punto di vista scaramantico, io dico che comunque il Bari ha risposto bene, e personalmente sono molto contento del rientro di Fuorigioco. Penso che si sia vista la sua impronta sul match. Impronta netta quella di Fuorigioco. Vediamo anche un po' le due andature del Bari. Abbiamo parlato spesso, Daniele De Vezzi, versione in casa, versione in trasferta. Ora quella casalinga nei numeri si sta avvicinando di più a quella esterna. 25 punti in casa, 28 in trasferta, giocando però una partita in più
in casa. Il fatto di avere, qua vado da Daniele e da Stefania, di avere questi scontri diretti tutti fuori casa, mentalmente può liberare un po' il Bari ora che ha recuperato anche Folorunsho, quindi ha ancora più forza per andare ad attaccare la profondità, per attaccare gli spazi. Beh, Luca, le ultime 10 partite del girone di ritorno è diverso dal girone d'andata, come se fossero due campionati completamente diversi, ma anche se in A. Diciamo che il fatto di averli fuori casa magari è un vantaggio per le caratteristiche proprio della squadra, no? Nel senso che anche il direttore prima ha detto che la caratteristica principale del Bari è le ripartenze dove sono devastanti, quindi potrebbe essere un'arma da sfruttare in un momento importante del campionato. Momento importante, peraltro Stefania Di Michele, su che dire si dibatte, più di qualcuno ci ricorda un fattore, dice non dimenticate, lo dicono due o tre commentatori, che dire sta osservando il Ramadan e questo potrebbe incidere fino al 22 aprile anche sulla qualità del suo rendimento atletico. Ma non so, Luca, io credo che Dira non sia un giocatore inesperto, quindi sa benissimo, chiaramente diciamo, le credenze religiose è giusto che vengano rispettate nel momento in cui il giocatore ne senta questa necessità, quindi voglio dire. Non voglio discutere su quello. È chiaro che tutti i fattori esterni possono incidere sulla scelta di un giocatore, ma credo che sulla vita di un giocatore fuori e dentro il campo. Però credo anche che Dira sia un giocatore che è arrivato in una squadra come il Bari, è arrivato in Serie B, ha disputato partite anche nella nazionale marocchina, quindi è un giocatore ormai, possiamo dirlo, adulto, esperto, quindi sa come si deve comportare in questo caso. Noi non dimentichiamo che chiaramente sta osservando il Ramadan, però non possiamo diciamo non vedere quello che il giocatore sta facendo in questo momento, quindi e credo, ripeto, che Dira sappia come si deve comportare dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della vita quotidiana, come fanno tutti gli altri giocatori e voglio dire, è un professionista anche lui, Luca, eh. È un professionista, assolutamente. Intanto a Bolzano, settore ospiti, sold out. Vado da Francesco Girone. C'è fiducia in vista di questa partita? Beh, sì, assolutamente, perché siamo tornati alla vittoria, anzitutto, e al gol, dopo questa piccola pausa del campionato. Personalmente la reputo una delle partite più difficili. Adesso vedremo se effettivamente affrontare il Sud Tirol fuori casa sarà difficile come lo è stato al San Nicola, perché insomma tutti ci ricordiamo quel doppio vantaggio che poi fu ripreso per i capelli. È una squadra molto tosta, insomma, due partite l'anno scorso, quella del piccolo gironcino playoff, scudetto, da pull scudetto, dopo il campionato di Serie C, e anche quella di campionato, ci hanno dato parecchio filo da torcere. Vedremo, sono contento comunque dell'apporto e della presenza dei tifosi, speriamo che insomma possa essere un plus per la squadra. Complicatissime, lo diciamo dal punto di vista logistico, quindi il supporto dei tifosi varrà davvero doppio. Francesco, prima di salutarti, prossime iniziative in cantiere, qualcosa che si può spoilerare da parte del Museo del Bari? Abbiamo diverse cose in cantiere, però siamo adesso, dopo questa bellissima corsa di Platt, adesso siamo un attimino in stand-by. Però seguiteci sempre sulla nostra pagina perché spesso nascono anche in maniera improvvisa certe cose. Questa di Platt, ripeto, è stata pianificata nel giro di un mesetto. Qui vi faccio vedere anche alle mie spalle le due maglie, ci tenevo a far vedere perché molte persone non le hanno potute ammirare, le due maglie di David. Quella del Bari e anche quella della nazionale inglese al Mondiale del 90. Molto bello il richiamo al calcio che è stato e che fa sempre parte di noi. Grazie a Francesco Girone, Museo del Bari, alla Grazie prossima. Grazie, a voi. grazie ancora a Francesco. Parlavamo del cammino di Genoa-Bari e Sutilo. Prima di salutare Stefania Di Michele, li abbiamo messi a confronto questi tre percorsi. Noi continuiamo, Daniele, a escludere il Frosinone, che è vero, è in calo, però oggettivamente a 10 punti dal Bari. Cioè, dovrebbe davvero succedere un cataclisma perché il Frosinone non vada
tra le prime due. Vediamo insieme, regia Davide Del Mastro, il percorso del Genoa, del Bari e del Sudtirolo in queste prossime 7 giornate, perché gli scontri diretti abbondano. Il Genoa ha 59 punti, tutte e tre giocano 4 volte in trasferta, questo è un dato di cui tener conto. Il Genoa va a Como, poi fa Cittadella, Sudtirolo insieme e Frosinone, quindi viaggia sul campo del Sudtirolo e su quello del Frosinone, anche se lì siamo alla penultima giornata e bisogna vedere come saranno messe le cose. Il Bari va a Bolzano, a Pisa, a Modena e a Genova, chiude invece in casa con Como, Cittadella e Regina. Il Sudtirol gioca sul campo del Frosinone, ospita il Genoa, per il resto affronta invece, al di là del Bari, tutte squadre nella parte destra della classifica. Stefania Di Michele, questi tanti scontri diretti quanto possono pesare? E ti chiedo, secondo te si può definire più morbido il calendario di una delle tre o è davvero difficile ora? No, è davvero difficile secondo me ora, Luca, dipende da tante cose, dipende da tanti fattori, poi lo abbiamo detto tante volte, questa Serie B è davvero particolarissima, può succedere davvero di tutto e quindi davvero se la possono giocare tutte e tre queste squadre, il Sudtirol è una squadra che io ho sotto controllo dall'inizio del campionato, quindi vedremo quello che riuscirà a fare e soprattutto dove vuole andare. Basto, voglio dire, ne stavo parlando con qualcuno sabato a proposito di Sudtirol, perché ha giocato contro il Cagliari. Anche il Cagliari è una squadra che io terrei d'occhio lì dietro, soprattutto in vista playoff, perché è una squadra un po' ostica, ma al netto di questo credo che da qui in avanti siano tutte partite davvero complicatissime che possono finire in qualsiasi modo, Luca. Non c'è una squadra diciamo che possiamo dire, anche la partita contro il Benevento per il Bari doveva essere semplicissima, però sono quelle partite strane, particolari, dove a volte contano molto gli episodi, quindi credo che davvero tutte e tre le squadre abbiano una fine di campionato difficile. C'è magari la squadra come il Bari a cui non si chiede per forza di andare in Serie B, il Genoa che è stato costruito invece per andare in Serie B, quindi insomma conta tantissimo l'atteggiamento, conta la voglia, conta la determinazione da qui in avanti, Luca. Voglia e determinazione, questo è il pensiero di Stefania Di Michele, che salutiamo perché tra qualche ora deve essere qui in studio per caffè e latte domani mattina alle 7:30. Grazie Stefania. Ciao Luca, ciao Daniele. Ciao. Daniele, ti faccio rivedere la grafica invece, perché secondo me stiamo sottovalutando un po' il prossimo impegno del Genoa, che andrà a giocare contro una squadra che è in salute, per quanto arrivi da un KO in rimonta, il Genoa che sarà ospite del Como nel lunedì di Pasqua, mentre si giocherà lo scontro diretto tra Sudtirol e Bari. Tu più volte hai parlato nelle ultime settimane del Como, dicendo attenzione, perché il Como è una squadra tutt'altro che dal lato destro della classifica. No, la cosa curiosa è che si incontrano tutte e tre, si incrociano tutte, esatto. Tra loro si incrociano tutte, quindi guarda, è difficilissimo, anche il Pisa domenica ha perso non c'è una... Sì, io vedo solo un paio di squadre davvero in difficoltà. Diciamo che sulla carta... Il Genova dovrebbe avere insomma il calendario più facile, però secondo me non c'è nessuna partita facile. Poi hanno tanti avversari in comune. Se anche noi volessimo fare una tabella e dire vabbè, questa la vinciamo, è impensabile poterla fare, perché comunque vai a incontrare tutte squadre che devono raggiungere i propri obiettivi. E come abbiamo visto la classifica, soltanto le ultime adesso si sono staccate e non le incontra nessuno, esatto, di loro. Esatto, osservatore attento Daniele Vezza, perché te lo stavo facendo notare io. E quindi poi per il resto abbiamo, se guardiamo poi la classifica, tra l'ottava, cioè quella l'ultima posizione utile per i playoff, e l'Ascoli che è nell'altra zona, il Modena, ci sono 3 punti. Sì. Infatti il Modena mai è stato così vicino ai play-out. Quindi se noi dalla Regina al Modena una sconfitta e una vittoria, stai nei play-off. È incredibile, perché
è veramente corta. Io penso che non si possa fare una tabella. Io penso che si debba raccogliere il massimo partita dopo partita, e in questo caso vige la legge di non essere belli, ma di portare a casa la vittoria. Bisogna essere utili più che belli in questa fase del campionato. Stiamo aspettando il collega Fabio Pasini del Corriere dell'Alto Adige. A questo punto ci ascoltiamo Mignani perché ha parlato del Sutilo brevemente sabato e poi rientriamo chiudendo con lui. Una partita dal livello di difficoltà altissimo, perché loro sono una squadra che concede poco, che non perde dall'inizio del girone di ritorno, che ha fatto tutti quei punti, che sono tanti. Una squadra umile, una squadra che ha le caratteristiche del suo allenatore, che è uno molto concreto, è uno che non gliene frega più di tanto del bel calcio, del gioco, gli interessa fare punti e andare a fare punti là sarà un'altra impresa. Servirà un'impresa, dice Mignani, perché in effetti, Daniele, l'unica squadra imbattuta del 2023 in Serie B è proprio il Sutirol. Questa squadra non perde dal 26 dicembre, Sutirol Modena 0-2. Non so se ci siano dei segreti, di certo è una squadra che non molla mai perché va a Cagliari, soffre, prende l'1-0, rischia più volte di prendere il 2-0 e all'88esimo su calcio di rigore con la Rivei riesce a portare a casa un punto. E non è stato un brutto risultato per il Bari, ti dirò, perché il Cagliari resta a distanza. No, io l'unica cosa che mi preoccupa è la brillantezza del Sutiro, cioè vanno veramente forti. L'unica incognita è quella lì, perché poi sul piano del gioco, sul piano della prestazione, il Bari queste partite non le ha mai sbagliate. C'ha giocatori troppo esperti per non fare partita o comunque per non entrare in questo momento del campionato con la testa giusta. Ha recuperato un giocatore importante e ha tante alternative, perché l'abbiamo sempre detto che sia in difesa sia a centrocampo, magari in attacco meno, però ha veramente l'imbarazzo della scelta il mister. Io penso che il Bari faccia una grande partita, poi il risultato è da tripla, perché comunque si incontrano le due sorprese del campionato, il Sutiro forse ancora di più rispetto al Bari, Sono d'accordo. perché sta facendo qualcosa di veramente. È il Cittadella, è il primo Cittadella, no? Esatto. Quando E tutti dicevano, no, ma tanto si ferma, si ferma, si sì, ferma e arrivava ai playoff però almeno. quest'anno non sta in una buona posizione, loro non sono abituati a stare lì, Sì. quindi. È una, secondo me, ne parlavo l'altro giorno con degli amici, è una delle candidate se non si tira fuori subito, perché quando non si è abituato, si è abituato sempre a lottare per i playoff, o comunque il Cittadella si è giocato la Serie A per 2 o 3 anni consecutivi, Consecutivi. È non è mai facile poi giocarti la permanenza in categoria. sempre abbastanza complicato. Stiamo avendo difficoltà a collegarci con il collega. Marco dice: condivido il pensiero di Devezzi, i 3 punti servono adesso, il bel gioco l'abbiamo visto all'andata. Vediamoci i numeri di Sutirol e Bari a confronto. Ovviamente un solo punto di distanza. Il Sutirol ha perso meno, ha pareggiato di più, segna meno del Bari e ha incassato un gol in più, che vuol dire che questa è una squadra che ha saputo vincere più di misura rispetto al Bari e soprattutto cambia il vertice della classifica marcatori. Odogwu 8 reti, che dire a 15. Ci sono degli ex, qualcuno ci chiede ma Masiello giocherà, non giocherà, non lo sappiamo, vediamo cosa dirà il Sutilor che al momento non ha preso una posizione ufficiale, l'avremmo chiesto al nostro collega col quale purtroppo stiamo avendo difficoltà a collegarci, per me non gioca, però non, mi baso su una mia opinione e non su un fatto che conosco. Aldo ci ricorda il Ramadan di Necruz è stato sempre efficace. Sto scorrendo un po' di commenti riferendosi a quello di Khedira. Rodolfo dice: il Sutirol si mettesse l'anima in pace, sarà il Bari a sbarcare in Serie A. Daniele, questa è la dimostrazione che a Bari basta una fiammella per riaccendere quel mare di entusiasmo. Cioè, dopo Terni, l'abbiamo detto, c'era tanto, forse troppo pessimismo. Dopo la vittoria sul Benevento, non al termine di una partita brillantissima, però conta la classifica, contano i punti, conta il percorso. In questo momento sì, lo diciamo un'altra volta, ma penso che anche il mister, anche la squadra, passami il termine, gliene frega poco di essere belli. È importante a fine dei 90 minuti aver portato a casa i 3 punti. L'unica, diciamo,
nota negativa è che il tuo destino non è nelle proprie mani, no? Cioè tu devi sempre sperare che il Genoa possa fare un passo falso o due passi falsi, tu non devi sbagliare niente. Quella è l'unica nota negativa. Però avere comunque la possibilità di giocarti uno scontro diretto nel caso in cui il Genoa dovesse perdere 3 punti da qua all'ultima classifica, all'ultima giornata, e tu riesci a fare insomma un cammino migliore del Genoa, è tanta roba, cioè è un bel match point. Un bel match point, Bari che partirà nella domenica di Pasqua, volo charter per Bolzano e rientrerà dopo la partita. Buona Pasqua a chi, diciamo, ai tifosi biancorossi. Noi ovviamente per tutta la settimana saremo in onda, quindi tanti approfondimenti sul Bari. Buona Pasqua in anticipo a Daniele De Vezze. Grazie Luca, buona Pasqua a te, buona Pasqua a tutti. Noi lunedì non ci siamo, ovviamente. Ci saremo martedì, però vi daremo poi aggiornamenti, non lo sapeva neanche Daniele, vi daremo aggiornamenti. Noi andiamo a braccio. Esatto, noi a braccio, quando ci va entriamo in onda. No, comunque vi daremo aggiornamenti in tempo reale, perché chiaramente lunedì si gioca e non saremo qui in studio, ma a Bolzano. Grazie a Davide Del Mastro in regia, vi lasciamo a Pane, Amore e Fidelis, Fidelis Andria che ha vinto, c'è l'autore della doppietta che ha battuto la Turris, Don Bolsius, con Peppino Ernesto e Aldo Losito, anche lì davvero corsa salvezza da vivere fino all'ultimo istante. Restate quindi su Telesveva, restate sul canale 18.